La rete fognaria, che è stata trasferita dai comuni a CALF nel 97 e dal comune di Comacchio al suo ingresso in società nella società CALF nel 2005, ha un'estensione particolarmente importante perché si tratta di 976.000 chilometri. Tra l'altro è servita da circa 200 impianti di sollevamento, per cui è una rete anche dal punto di vista della gestione, particolarmente complessa, dove è importante una gestione continuativa, tant'è che molti, quasi tutti, quegli impianti di sollevamento sono telecontrollati da remoto e in caso di problemi e criticità inviano dei segnali di allarme che poi consentono ai nostri operativi tecnici di intervenire tempestivamente. Buona parte di questa rete, soprattutto per le grosse adduttrici e i grossi collettamenti, è stata ristrutturata a seguito del master plan che ha rifunzionalizzato tutto il sistema depurativo. I depuratori chiusi, i piccoli depuratori, sono stati trasformati in impianti di sollevamento e i reflui, che allora depuravano in loco, sono stati trasferiti ai depuratori di medie e grandi dimensioni. C'è però anche una rete che non si occupa di trasferire le cosiddette acque nere, i reflui, ma ha come obiettivo quindi di allontanare dai territori le acque miste e anche le acque bianche. Su questa parte di rete stiamo prestando particolare attenzione perché vuoi l'impermeabilizzazione dei terreni a seguito di espansioni urbanistiche. Vuoi per i cambiamenti climatici che hanno reso sempre più intensi, anche se localizzate, le precipitazioni, molto spesso queste condotte, queste reti vanno in crisi, per cui l'acqua esonda e allaga oltre alla piattaforma stradale, purtroppo in certi casi anche le aree private, le aree vicine. Quindi problemi che vanno oltre la gestione di una semplice rete fognaria, ma che vanno a incidere su quella che è la sicurezza idraulica dei territori. Interventi importanti li abbiamo già progettati e costruiti, ad esempio nei lidi, cosiddetti lidi nord del comune di Comacchio, sono già state realizzate due vasche di laminazione che consentono alle acque piovane di accumularsi e diciamo di sostare prima di essere poi trasferite nella rete dei canali di bonifica, per cui ci consentono di allontanare le acque che derivano dalle precipitazioni particolarmente intense dalle strade, dalle aree urbane, convogliarle in queste vasche di laminazione e poi in tempi successivi smaltirle nei canali di bonifica. L'efficacia di queste realizzazioni l'abbiamo già sperimentata, tant'è che sono in corso sia progettazione che addirittura appalti che finalizzati alla realizzazione di ulteriori vasche di eliminazione. Abbiamo in progetto anche ulteriori interventi nel centro storico del comune di Copparo, in particolare nella zona di via Primo Maggio, dove si trova lo stabilimento Berco, e anche nel comune di Lago Santo, dove anche lì c'è un'area del capoluogo che deve essere alleggerita in caso di piogge particolarmente intense. Un'attività ulteriore e molto importante è quella di manutenzione e di pulizia di queste condotte fognarie, che sono condotte che risalgono a molte decine di anni fa, per cui nel tempo si sono in molti punti occluse e interrite. Per cui stiamo attivando dei progetti di pulizia con attrezzature e tecnologie speciali che provvedono a ripristinare la sezione originaria di queste condotte. Abbiamo rilevato in molti punti che la sezione è talmente occlusa che non permette neanche il passaggio delle acque per cui in origine erano state progettate le condotte e tantomeno quindi delle portate particolarmente intense degli ultimi anni che abbiamo avuto modo di rilevare.
Thank you.